Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero i cambiamenti climatici, e per farlo ho deciso di spostarmi in questa location un po' particolare, anzi direi unica, perché è proprio questo ciò di cui parliamo oggi, la nostra terra. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video, e se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Come ho detto, oggi parleremo di cambiamenti climatici e questo è un argomento che richiederebbe probabilmente un numero infinito di video. Io cercherò in questo video di fare un po' un riassunto di quello che sta succedendo in questo momento e vi lascerò alcune delle mie riflessioni. Come sempre, alla fine del video mi farà piacere anche leggere quello che pensate voi sull'argomento e quindi vi aspetto nei commenti. Grazie alle farfalle. Le farfalle mi terrorizzano! La vita sulla Terra è possibile grazie alla combinazione di tre fattori: la giusta distanza dal Sole, la presenza di un'atmosfera e il ciclo dell'acqua. L'energia solare ha fatto in modo che si creasse intorno alla Terra quello che viene chiamato effetto serra ed è, detto proprio in due parole, ciò che permette alla Terra di avere una temperatura media di circa 18 gradi centigradi. Da 150 anni assistiamo a un riscaldamento globale chiamato effetto serra antropico, che è stato causato interamente dall'uomo. Più o meno da quando è avvenuta la rivoluzione industriale abbiamo riversato nell'atmosfera migliaia di tonnellate di CO2 ed altri gas, tanto che oggi sono il doppio rispetto alla media degli ultimi 700.000 anni. A causa di questo, la temperatura media della Terra si è alzata negli ultimi anni di un grado, e se non faremo niente, tra il 2020 e il 2050 potremmo arrivare ad avere un aumento della temperatura di un grado e mezzo o addirittura 2 gradi. Si potrebbe pensare che un singolo grado in realtà non faccia tutta questa differenza. In realtà noi siamo stati testimoni di quello che sta accadendo, di ciò che provoca l'alzamento della temperatura sulla Terra proprio negli ultimi anni, nel 2020 e nell'estate del 2021. Quindi tutto quello che Greta Thunberg aveva preannunciato e del quale aveva parlato con tanto impeto nelle nostre televisioni per tanto tempo, alla fine è diventato realtà ed era all'inizio qualcosa che non sentivamo assolutamente vicino a noi. Tra le conseguenze dell'alzamento della temperatura sulla Terra abbiamo per esempio lo scioglimento dei ghiacciai. Pensate che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso 267 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Questo chiaramente ha provocato anche un innalzamento del livello del mare. E che cosa provoca lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente innalzamento del livello del mare? Il fatto che rischiamo di perdere moltissime città che sono state costruite sulla costa e soprattutto perdiamo la biodiversità, perché quegli animali e quelle piante che sono cresciute per migliaia di anni in un certo habitat all'improvviso si ritrovano a vivere in un posto che per loro è inospitale. Il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre, ma sono convinta che anche il 2021 in realtà non ha scherzato, perché pensate un po', io non avevo mai visto toccare i 40 gradi nel paese dove vivo in questo momento, eppure quest'estate ci sono state giornate in cui avevamo 40 gradi, ma mi sono arrivate testimonianze da voi su Instagram, per esempio in Sicilia, dove siamo arrivati anche a 50, che è una cosa assurda. Una cosa che mi ha fatto molto riflettere è stato il fatto che il mio babbo è cresciuto in un paese, diciamo, di montagna. Comunque non è cresciuto sull'Everest, è qui vicino, però in un paese un pochino più in altura, ecco, rispetto a dove ci troviamo adesso. E loro d'estate si ricorda che quando era piccolino la sua famiglia non aveva mai sperimentato le temperature di d'estate 30 gradi, anzi le estati in cui la temperatura aveva toccato i 30 gradi erano state estati per loro veramente molto calde, ed era insomma una rarità. Negli ultimi anni superiamo ampiamente i 30 gradi, ma anche i 35 in quel paese. Le stagioni degli incendi oggi sono più lunghe e
più potenti e non dobbiamo per forza spostarci in Australia o in Sud America, ma ci basta guardare la nostra Italia. Il telegiornale ha parlato tanto di questi incendi in Sicilia, in Calabria, in Basilicata, in Puglia, in Sardegna, tutti i posti dove per tanto tempo non ci sono state piogge e che hanno visto questi incendi dilagare per chilometri e chilometri, distruggendo la vegetazione, uccidendo gli animali e molto spesso ferendo o uccidendo le persone e distruggendo anche attività commerciali, quindi con dei danni giganteschi. Un'altra conseguenza del riscaldamento globale è sicuramente la presenza di eventi meteorologici estremi come cicloni e alluvioni. Anche qui li abbiamo visti nel nord del nostro paese, dove queste alluvioni improvvise e la grandine hanno distrutto coltivazioni, campi, case, hanno messo a rischio la vita delle persone. E soprattutto questi eventi che sì, diciamo, alla fin fine si sono sempre verificati, ma negli ultimi anni si verificano in periodi atipici e per lungo tempo. Quindi abbiamo un'alternanza tra alluvioni e cicloni e insomma disastri ambientali e la siccità. E anche la siccità è una conseguenza del riscaldamento globale ed è anche ciò che porta gli incendi a dilagare tanto in fretta ed a diventare così indomabili. Tutto questo quindi per dire che quest'estate il cambiamento climatico ha bussato alla nostra porta e non possiamo più ignorarlo, perché l'abbiamo visto sulla nostra pelle quello che sta succedendo. Il clima è sempre cambiato, non è una novità, ma non l'ha mai fatto così in fretta e soprattutto non si è dovuto scontrare con queste strutture rigide come sono oggi le nostre città, che hanno praticamente occupato gran parte del suolo terrestre, e soprattutto non si era mai dovuto scontrare con il sistema produttivo al quale ormai i paesi del mondo ricco, del quale facciamo parte anche noi, sono abituati. Quali sono quindi le soluzioni che possiamo trovare per almeno a rallentare questo cambiamento climatico, se proprio non riusciamo ad arrestarlo? La prima è quella di smettere di consumare carbone, petrolio e altri gas. In realtà ci stiamo già muovendo verso questa direzione, perlomeno per quanto riguarda i trasporti, perché piano piano arriveranno o comunque stanno prendendo piede anche le macchine elettriche, per esempio, comunque sostituire la classica energia con l'energia rinnovabile. Però è un cambiamento che stiamo facendo molto lentamente, anche perché ci sono obiettivamente tanti interessi economici dietro lo sfruttamento dei gas, del petrolio, del carbone, eccetera. Quindi è un cambiamento che dovrebbe arrivare anche dall'alto, oltre che dalle nostre semplici scelte quotidiane. La seconda soluzione è quella di bloccare la deforestazione, che oggi ormai è presente in tutti gli stati del mondo, soprattutto nei luoghi dove c'è quello che viene definito un po' il polmone del mondo, quindi quei luoghi dove invece gli alberi servono proprio per la sopravvivenza dell'uomo sulla terra. Questo in realtà si ricollega direttamente alla terza soluzione che vi propongo, o che meglio viene proposta proprio per combattere questa crisi climatica, ed è la chiusura degli allevamenti intensivi. Perché queste due cose sono collegate? Perché molto spesso i terreni che vengono deforestati vengono dedicati alla coltivazione degli alimenti che verranno dati proprio a quel bestiame che è presente negli allevamenti intensivi. Quindi sì, per quanto sia dura da digerire, per l'appunto, dato che stiamo parlando di cibo, dovremmo tutti, se non smettere, almeno diminuire drasticamente il consumo di carne, perché gli allevamenti intensivi sono tra le cause principali del riscaldamento globale. Ovviamente, oltre a questi tre passi, queste tre soluzioni che vi ho proposto, ci sono anche le nostre infinite azioni quotidiane che possiamo fare ogni giorno e che sicuramente contribuiscono a rendere il nostro paese, il nostro pianeta, un posto più adatto alla vita. Quindi ridurre la plastica, quindi comprare meno, mangiare frutta e verdura di stagione, insomma sono tutte accortezze, utilizzare l'energia rinnovabile anche nelle nostre case, per l'appunto, quindi sono tutte accortezze che fanno la differenza, anche se ovviamente io sono dell'idea che
queste piccole azioni che portiamo avanti noi nel nostro piccolo e che sono determinanti, questo ricordiamocelo, non pensiamo mai che siano inutili perché sono troppo piccole, non è così, però che debbano essere anche unite a dei cambiamenti a livello planetario, quindi dei cambiamenti che vengano dall'alto, dai governi, da chi regola i nostri paesi e che decide di fare dei cambiamenti drastici che portino a dei risultati un po' più velocemente di quanto riusciamo a fare noi nel nostro piccolo. In realtà l'ultimo consiglio che mi sento di darvi e di condividere è quello di informarvi. Continuate a leggere su questo argomento, ad ascoltare gli esperti, a anche condividere quello che avete imparato, perché è proprio la consapevolezza che potrà portare il vero cambiamento. Per me è stato così, nel momento in cui ho cominciato a informarmi e ho cominciato a guardare qualche documentario, a leggere qualche articolo, per me è stato impossibile continuare a comportarmi nella stessa maniera in cui mi comportavo prima, e lo stesso sarà per voi. Inoltre credo sia importante non solo condividere con gli altri, quindi continuare a parlare di questo argomento, ma anche dare l'esempio. Sembra una banalità, ma a volte anche una piccola azione può veramente far scattare qualcosa nella mente degli altri. Io porto sempre questo esempio: ho smesso da tanto tempo di utilizzare la palettina di plastica quando prendo il gelato. Beh, una volta eravamo un bel gruppo di amici, siamo andati in gelateria, sono stata la prima a ordinare il gelato, e in quella gelateria mettono la palettina di plastica nel cono gelato automaticamente, anche se non è richiesta e non servirebbe. Quindi ho chiesto che non ci fosse e tutti gli altri mi hanno guardato all'inizio un po' così, però alla fine tutti hanno richiesto il gelato senza palettina. Quindi lo so che è una cosa minima e insignificante, ma in realtà è l'esempio che portate nelle vostre case, negli uffici, a scuola, per le strade, che potrà veramente far cambiare anche altre persone, che a loro volta porteranno l'esempio, e questa sarà la maniera giusta per cercare di comportarsi al meglio per salvare questa nostra terra che ha tanto bisogno di noi, ma che forse siamo più noi ad aver bisogno di lei, quindi è bene che ci prendiamo cura della sua salute. Il cambiamento climatico non si ferma, c'è, continuerà ad andare avanti, sta a noi fare il vero cambiamento, ci vuole un cambiamento culturale, un cambiamento proprio di paradigma. Soltanto in questo modo riusciremo a vedere il futuro, non solo per noi ma anche per i nostri figli e per le generazioni che verranno. Bene ragazzi, il video finisce qui, io mi sono divertita molto anche a girarlo qui all'aperto e spero di avere altre occasioni, anche se adesso andiamo verso la stagione fredda, però insomma spero di avere altre occasioni per girare in mezzo alla natura, perché è veramente bellissimo. E adesso vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, che cosa fate voi nel vostro quotidiano per aiutare la nostra terra e quali sono secondo voi i passi che dovremmo tutti fare per vedere un reale cambiamento. Niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!